ragazzi, oggi il video parte da qui. Io intanto mi sto preparando tutto il materiale perché oggi dovrò andare a fare i pali per l'orto estivo. Tanto mi avvantaggio un po', almeno anche il legno si andrà, diciamo, un minimo a stagionare per poi essere più duraturo, anche dato che lo dovremmo piantare a terra. Tanto io mi preparo due o tre cose giusto per fare due tagli, perché anche i pali sono pochi, quindi ci vediamo direttamente nel bosco e a dopo. Ragazzi, eccoci qua, sono arrivato. Allora, questa qui è una zona un po' dove è stata ripulita, mi sembra l'anno scorso o due anni fa. Infatti qui era un macello, piante dappertutto. Qui è stata ripulita, intanto c'è cresciuto il rovo. Però per quello che andremo a fare oggi, che ci sono tutti questi polloni di alloro, e questi hanno la dimensione perfetta per i nostri pali, dato che siamo poi in un contesto di bosco misto che è caratterizzato, diciamo, da tutte specie di latifoglie. Per la maggior parte sono tutte specie di latifoglie, e poi ecco, vi sono questi allori così che fanno questi polloni. E anche se magari andremo a prendere questi polloni, naturalmente il bosco ne ributterà di altri. Infatti qui si vede molto bene quello che vi stavo dicendo, quindi qui è stato effettuato un taglio. E intanto va bene, questa pianta qui intanto è cresciuta, vedete, si è tutta storta, però al di sotto ci sono tutti questi polloni che poi riformeranno altre nuove piante. Quindi anche se noi andremo a prendere qualche tronco o qualche pollone così, non andremo mai ad impoverire il bosco, dato che questo poi ha tutta la sua, diciamo, tutto il suo tempo e la sua forza per rigenerarsi. Sì, ma uno adesso potrebbe dire, no? Tu vieni qui, tagli delle piante, non ti conviene magari comprare direttamente i pali? E in effetti avrebbe anche ragione, però abbiamo questa risorsa del bosco, usiamola. Questo è tenuto, diciamo, malino, bisogna dirlo, è tenuto un po' malino, non è custodito, non è gestito. Quindi l'operazione che andremo a fare oggi, asportando naturalmente della materia, è anche una forma di gestione del bosco, una gestione, diciamo, diretta. Quindi non capisco perché dovrei andare a comprare dei pali che certo mi dureranno quei 2, 3, 4 anni. È molto anche più bello farsi le cose da soli, è molto più gestibile la cosa, uno sta all'aria aperta, vede tante cose nuove, si fa anche un'esperienza. Quindi secondo me l'esperienza è quello che mi spinge personalmente a procurarmi le cose al mio modo. Comunque ragazzi, io quando vengo qui devo fare questa cosa, toccare veramente, cioè guardate qui come scendo, cioè toccare il substrato del bosco è veramente una cosa che, a parte che mi piace veramente tanto, ma perché è totalmente differente dal terreno che è presente nei campi dove passano praticamente macchinari che lo lavorano. Cioè qui è morbidissimo, cioè è ricchissimo, a parte che, cioè, basta un niente, trovi delle piante. Ma poi anche tutto questo strato di pacciamatura che riforma l'humus, che alimenta, diciamo, la catena del detrito, è veramente una cosa incredibile.
D'altro canto però io adesso vorrei dire, per carità, ai cacciatori, va bene che è un posto in cui si caccia, ma questa cosa qui la potrebbero anche portare a casa. Sì. Questa è veramente una cosa veramente di direi indecorosa. Mamma mia. Incredibile, si trova di tutto. Comunque mi metto qui sopra questa cassetta di plastica trovata in giro. Veramente, veramente incredibile. Si parla tanto di green, di ecologico, poi si trova veramente certe schifezze. Purtroppo la società di oggi è questa. Tanto io mi faccio un po' di qui di punte qui ai pali e ho recuperato in giro, poi li lascerò qui magari una settimanella giusto per farli un attimino asciugare e stagionare, poi li porterò all'orto. Thank you.